Sindaco Raffaele De Leonardis, oggi per comunicare purtroppo l'aumento di casi Covid sul territorio, aumento che ha coinvolto anche un istituto scolastico con la disposizione da parte dell'ASL della sospensione delle attività in presenza. Qual è la situazione? Come abbiamo sempre fatto in questi 2 lunghi anni, ci siamo sempre ripromessi di dire tutto quello che accade ai cittadini di Qualiano, specialmente in momenti in cui ci sono delle criticità. Oggi è uno di questi. Infatti, intorno alle 15:30 ci sono arrivate le comunicazioni sia da parte dell'ASL che da parte della dirigente dell'Istituto Scolastico di Giacomo Santa Chiara di un'importante impennata di contagi all'interno della scuola. E in questo momento, dalle relazioni che arrivano, abbiamo 9 bambini contagiati ed alcune maestre. Questo dato ci ha allarmato e ha fatto scattare tutte le attività che dobbiamo porre in essere nei prossimi giorni. Eravamo già in allerta da venerdì 14 ottobre, dove in questa settimana ci sono stati molti casi segnalati giornalmente, quindi dai 0-1 casi che giungevano nella nostra piattaforma Sinfonia, dal 14 abbiamo avuto un incremento sostanziale che ad oggi ha portato ad oltre 50 contagiati sul nostro territorio. L'ASL ha disposto una sanificazione di tutti gli istituti che appartengono al comprensorio, anche le aree esterne, e ha raccomandato anche il Comune di intervenire in ausilio per quanto riguarda tutte le aree di pertinenza e magari intorno agli istituti oggetto del provvedimento. La Preside ha inteso con un proprio decreto mettere in DAD non la sola classe dove erano state rilevate le positività, ma l'intero istituto proprio per arginare questo fenomeno che ormai sta esplodendo in Qualiano. Diciamo che con le nostre interviste telefoniche volte alle famiglie, perché noi chiamiamo nel momento in cui ci arrivano le comunicazioni via Sinfonia, si è riusciti a capire che bene o male i soggetti colpiti sono quelli in età non vaccinale e purtroppo anche in quei nuclei familiari dove magari i genitori hanno deciso di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19. Una parte di questa indagine messa a punto dall'assessore Di Nardo e dagli uffici del comune porta a all'origine del cluster, diciamo l'origine del così. cluster probabilmente in una studentessa di qualche o studente di qualche istituto superiore in periferia di Qualiano che una volta ricevuto il virus nella propria classe poi chiaramente l'ha trasmesso in famiglia ai bambini più piccoli e da lì poi potrebbe, diciamo il condizionale, aver ingenerato questo aumento di contagi nel nostro comune. Sindaco, si parla anche di un aumento in generale su tutto il territorio di Qualiano. Certo, sono 52-53 nominativi in questo momento attenzionati e quindi positivi al virus che sono tutti posizionati nell'intero territorio del comune di Qualiano, non sono presenti in una zona solamente ed è molto aggressivo all'interno del nucleo familiare. Noi rilevavamo prima che magari nello stesso nucleo familiare tra marito e moglie, padre e figlio, non c'era questa trasmissione così veloce come sta avvenendo adesso. Invece, in questo momento ci rendiamo conto che se il paziente positivo va a casa, poi infetta a tutti i componenti familiari. Quindi 52 persone divise intorno a 7-8 nuclei che praticamente sono tutti in quarantena. Quindi da questo dato emerge che la guardia assolutamente non va abbassata, ormai da 2 anni ripetiamo quali sono le precauzioni minime da mantenere in questo momento storico, quindi vietare gli assembramenti, usare la mascherina, ricordiamo che la chirurgica serve soltanto temporaneamente, sarebbe il caso di usare la FFP2 per chi la può acquistare in farmacia. Lavarsi frequentemente le mani, noi provvederemo a questa sorta di disinfezione insieme con l'ASL,
Infatti la dottoressa Crispino si è subito messa a disposizione per garantirci le ditte che operano in questo senso e quindi appare opportuno dire che il peggio non è assolutamente passato, ma come vediamo basta poco perché si riprendano quelle fiammate di virus che chiaramente ci mettono tutti in agitazione e che stanno condizionando la nostra vita.